Come sta stagionando? Io penso che sia un bilancio positivo, un bilancio buono, insomma, se siamo al decimo posto vuol dire che abbiamo 10 squadre dietro di noi, per cui io penso che Parma anche nel 2012-2013 abbia fatto un buon campionato. Io personalmente sono molto contento dell'operato della società, dello staff tecnico, ma tutti, anche i ragazzi che sono scesi in campo, per cui un grazie di cuore a tutti veramente. Un voto secco? Un voto secco, un bel 7 ci sta tutto. Speriamo che l'anno prossimo anche il pubblico insomma si avvicini ancora di più a questa squadra, perché comunque sono 4 anni che abbiamo la media di 50 punti a campionato, nono posto in classifica nella media degli ultimi 4 anni, per cui io penso che una società come il Parma Calcio in questo momento è difficile chiedere di più, per cui già oggi dico stiamo vicini a questa squadra, a questa società, perché sicuramente avrà bisogno di noi anche in futuro, per cui ripeto, un grazie di cuore veramente a tutto lo staff, a tutta la società, a tutto il mondo giallo-blu. Stasera 3 gol di pregevole fattura, dopo aveva tremato un po', perché insomma San Mirante prima di uscire aveva fatto i miracoli. Sì, stasera Mirante ha dimostrato a mio avviso che è un portiere che anche lui può stare nel giro della nazionale. Ha ragione chi dice che Mirante deve essere convocato, io sono d'accordo, perché comunque Mirante non ha niente di meno dei 3 portieri che Prandelli ha convocato per lo stage della settimana prossima, quando sarà. Io spero che questa sera Prandelli avesse mandato qualcuno a Palermo per visionare il portiere. Se l'hanno visto, sicuramente la prossima convocazione ci sarà dentro anche lui, perché come ripeto se la merita tutta. E tra i marcatori di questa sera anche Valdés, che insomma aveva fatto una stagione un po' difficile, però il commiato è stato nel migliore dei modi. Sì, Valdés ha avuto una stagione un po' complicata, purtroppo ha avuto anche dei problemi fisici, si è ripreso nei finali di stagione, penso che abbia dimostrato il valore che vale. Mi auguro che di vederlo anche l'anno prossimo con la maglia giallo-blu crociata, perché insomma è sempre un giocatore che va in campo e quello che ha riesce a darlo. Ripeto, ha avuto dei problemi fisici, spero che l'abbia superati, e per cui un bocca al lupo per l'anno prossimo anche Valdés, come anche ad altri, perché mi viene in mente in questo momento Galloppo è un giocatore che quest'anno a Parma è mancato tanto, anche lui purtroppo è stato perso per infortuni, e mi auguro che l'anno prossimo all'inizio del campionato sia fisicamente a posto per dare il contributo a questa squadra. Un'ultima cosa, adesso arriva il mercato, tu che suggerimento daresti? Sei un conservatore, tra virgolette, o un progressista? C'è uno che vuol cambiare un po' tutto, un rivoluzionario? Ma guarda, quelle robe qua ci sono le persone adatte per fare, per cui i miei suggerimenti sarebbero inutili. Io sono di quei tanti che vanno allo stadio a seguire il Parma, a sostenere la squadra, per cui sono fiducioso nell'operato che andrà a fare la società con il direttore Leonardo, il presidente Ghirardi. Sono convinto che faranno una buona squadra anche per l'anno prossimo. E stasera siamo quindi nella sede del centro di coordinamento, non a Palermo, abbiamo visto che c'era qualcuno dei boys, se non ho visto male dalle immagini televisive, e qualche unità insomma qualcuno andava. Guarda, non so se i boys erano a Palermo, anche io ho visto qualche bandiera a Palermo, so che in 6 dei nostri sono partiti che fanno una settimana a Palermo, noi non siamo andati per vari motivi, insomma, visto che si giocava anche di sera, il rientro sarebbe stato lunedì, abbiamo la gente che lavora fortunatamente ancora, per cui purtroppo abbiamo deciso di guardarla qua tutti assieme nella nostra sede del centro coordinamento. Comunque c'ha il tutto esaurito qua, eh? Sì, quando la sede era tutto esaurito, non avevamo più posti, per cui vuol dire che insomma la gente è ancora vicina al Parma, segue questa squadra, e penso, e ripeto, penso che anche e mi auguro che anche l'anno prossimo ci sia un afflusso importante a seguito della squadra e anche come abbonato.